Oggi è il 25 marzo e come ogni anno si celebra e festeggia Dante nel mondo della cultura. Il Ministero della Cultura dedica da diversi anni ormai uno spazio non secondario alle celebrazioni dantesche, cercando delle modalità, dei temi e degli eventi che possano far avvicinare il pubblico anche alla cultura dantesca all'interno dei luoghi della cultura, quindi all'interno dei musei, dalle biblioteche agli archivi, agli stessi musei. In tutti i luoghi della cultura ci si apre a raccontare Dante nei modi che possano essere più innovativi. La mia scelta di dedicare a Dante questo evento con i fumettisti è un modo per accogliere il contemporaneo in un luogo che è eterno, che è metastorico, che supera il tempo e lo supera con una bellezza e una poetica conosciuta in tutto il mondo, così come Dante è conosciuto in tutto il mondo. Questa associazione tra Dante e il Pantheon volevo che fosse raccontata in un modo che fosse vicino a una comunicazione giovane. E quale forma di comunicazione più giovane c'è oggi del fumetto, che in realtà è una forma di narrazione vicina a tutte le generazioni. Incuriosisce, appassiona, racconta storie, quindi di contenuto, ha diverse valenze e trovo che possa essere un buon modo per avvicinare la didattica ai luoghi della cultura. D'altronde la didattica è una mission dei musei.